Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Allora, giro questo video in quanto un paio di giorni fa sono stata in fiera qui a Genova e al Fantasy Hobby, l'unica fiera che mi concedo appunto perché vicino a casa, ed ho avuto modo di passare una giornata bellissima con amiche creative. E ho avuto anche l'opportunità di conoscere una YouTuber con la quale ci scrivevamo già da parecchio tempo. Sto parlando di Valentina, lei è l'artefice del canale YouTube Alchimia, scusami Vale se pronuncio male il tuo nome, Linee Alchemiche Bijou. E lei è una persona straordinaria, è un artista a 360 gradi, ne sa una più del diavolo, è un vulcano di idee e soprattutto è una bellissima persona, dote rara di questi tempi in cui fra creative è abitudine scannarsi le une con le altre. Lei è davvero una persona straordinaria, un libro aperto, idee che le escono da ogni poro della pelle, davvero squisita, dolcissima, mi ha portato in dono questi orecchini meravigliosi. Lei è bravissima soprattutto nella tessitura delle perle, nel sautage, ma fa anche fimo, insomma, veramente un artista a 360 gradi. Io non riuscirei a star dietro a tutte le cose che lei fa. Guardate che meraviglia, che orecchini straordinari che mi ha portato in dono, di cui la ringrazio davvero perché sono meravigliosi. Se volete dare un'occhiata al suo canale, io ve lo consiglio perché oltretutto lei fa dei tutorial chiarissimi, spiega benissimo, quindi merita di essere seguita. Se avete voglia di cominciare a buttarvi anche su altre tecniche, quindi sulla tessitura delle perle, sull'embroidery, sautage, insomma, è veramente bravissima. Il canale, ripeto, Alchimia, e vi posto il link comunque nell'info box, così ci date un'occhiata. Ovviamente in fiera ho anche fatto degli acquisti, nulla di particolare, infatti la recensione sarà velocissima. In particolar modo volevo farvi vedere dei filati glitterati che ho trovato, che ho voluto sperimentare per il chiacchierino. Il risultato non è assolutamente malvagio. Il filato in questione è questo. Ne aveva non tantissimi pezzi. Io ho acquistato tutti i gomitoli che aveva. Il filato è questo, vedete, è praticamente una sorta di cordonetto. Il materiale di cui è composto è viscosa e filato metallizzato. Si lavora con un ago spesso, un ago numero 5, che è quello che solitamente io uso nei miei tutorial. Ho fatto un primo esperimento ancora da completare, che è questo: ne uscirà un ciondolo. E devo dire che con l'ago numero 5 si lavora bene e l'effetto brillante è ottimo. Ora sto cucendo i mezzi cristalli. Ne ho comprati diversi gomitoli, ora sono incerta se alcuni metterli in vendita sul mio canale Etsy o meno. Vedremo, vi aggiornerò. Seguitemi anche sulla pagina Facebook, così avrete modo di vedere anche le foto di alcuni lavori finiti con questo filato. A livello di filati ho comprato poi il solito cotone nei colori estivi per farne soprattutto dei braccialetti, magari anche qualche orecchino, sul verde, sul giallo e sul rosa. Ho comprato ancora della coda di topo per fare i cordoncini per le collane nei colori argento, lilla, azzurrino e ancora un colore neutro. Ho fatto man bassa anche di
di perline le ho trovate della misura 6-0, che è quelle che solitamente io utilizzo, di varie colorazioni. Sono perline in vetro che ho comprato, credo, da Vesco. Questi sono gli acquisti che ho fatto, ma ho voluto prendere anche degli elementi da un paio di amiche creative genovesi, che loro fanno Fimo. Questi elementi con cui farò dei bracciali da regalare. Ma guardate che carini! Loro sono le ragazze artefici di queste meraviglie, sono artisticamente Giochera e Manta Crea. Sono veramente delle maghe con questo col fimo. Guardate che carini. Pensate che il mio bimbo piccolo ha visto questi croissant fatti appunto con il fimo, pensava fossero veri e voleva addirittura mangiarli. È stata una lotta a fargli capire che non sono commestibili. Sono veramente meravigliose, quindi ci farò dei braccialettini da regalare ad un paio di ragazze. Boh, questo è un rapidissimo video che appunto ci tenevo a fare, in particolar modo per ringraziare e salutare Valentina del canale Alchimia. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti tanto!